ragazzi, e benvenuti finalmente di nuovo nella cucina di Orange Chef, la serie più attesa e più amata che non portavamo in video da tanto tempo, ma questi qua sono dettagli. Tralasciando questo, ragazzi, oggi vediamo una ricetta molto semplice che può sembrare difficile, ma è semplicissima, ovvero il burrito. Vi farò vedere con calma tutti gli ingredienti e vi spiego come si farà. Bene ragazzi, adesso iniziamo con la cosa che ci vuole più tempo, ovvero il nostro magnifico riso. Noi intanto andiamo a pesarlo e vi ricordo che ogni 100 grammi servono per fare due burrito. Quindi andiamo a pesare e vediamo quanto arriviamo. Ok, abbiamo esagerato, togliamo qualche grammo ma senza problemi. Vi ricordo, 100 grammi ogni due burrito. Un'altra cosa importante è che l'acqua deve essere la metà in più rispetto al riso. Noi intanto andiamo a mettere il riso. È una cosa importante che dovete sapere, l'acqua deve essere ad assorbimento, cioè la cottura deve essere finché non si asciuga l'acqua, finché il riso non diventa morbido. Questo è il risultato che otterremo dal nostro riso, appunto, come ho detto prima. Bene ragazzi, adesso noi passeremo alla preparazione, appunto, del condimento. La prima cosa che facciamo è aggiungere un filo d'olio, si fa per dire ovviamente. Appena l'olio inizia a bollire, la prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere la carne, ragazzi. È molto importante questa parte. Poi, ragazzi, dopo aver messo la carne, dovete lasciare a cuocere. Ragazzi, dopo che la carne sia abbastanza cotta, cioè rosolata in questo caso, la prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere la nostra bellissima cipolla tagliata a quadretti. E insieme aggiungeremo proprio i nostri bellissimi peperoni. Dopo 5 minuti di cottura noi ci metteremo il nostro bellissimo sale, saliamo il nostro carissimo piatto, e dopo aver fatto questo, ragazzi, io uso questo tipo di bustine che sono già delle spezie miste messicane. Poi voi potete vederle anche su internet quale spezie usare, io preferisco queste che sono già lavorate, insomma. Ecco qui le nostre bellissime spezie, ragazzi, che buon profumo, mamma mia. Questo, ragazzi, è il risultato che otterremo del nostro condimento insieme al riso. Questo video è sponsorizzato da... Vuoi che anche tu il tuo gatto sia felice? Bene ragazzi, è arrivata la nuova scatoletta. La scatoletta di Oran Man. Mangiala anche tu e diventerai forte insieme al tuo gatto. Wow, guardate qui la qualità della carne. Che profumo, mi viene voglia di mangiarla. È così buona che fa bene anche agli umani. E dopo aver mangiato la scatoletta, ragazzi, potete fare l'amore con il vostro gatto. Ragazzi, questa è la nostra padella e qui ci mettiamo il nostro burrito a cuocere 30 secondi avanti e 30 secondi indietro. Non di più, ragazzi, non bruciatela, state attenti. Qui al centro metteremo il nostro bellissimo riso. Guardate quanto è sexy questo riso. E adesso aggiungiamo il nostro bellissimo condimento. Che buono e che sexy. Adesso aggiungiamo le nostre salse, è quella che vi ho fatto vedere all'inizio del video soltanto in una busta, non volevo toccare, mi fa male toccare le cose buone, quindi prima consumo questa busta e poi diciamo la scatolina. Guardate qua ragazzi, che bello. Poi passiamo alla prossima salsa, ragazzi, questa è una delle mie preferite, fantastica, che è con peperoni cheddar e peperoncino, veramente buono ragazzi. Io me ne sono innamorato di questa salsa. Aggiungete qui come parte finale, diciamo, questo è il finale che racchiude la bontà. Adesso passiamo alla chiusura, ragazzi. Guardate bene, io l'ho riempito perché ho una fame che non avete idea. Questo video sono le 4 e ancora non ho mangiato, per dirvi. Ma il condimento deve essere di meno, ovviamente, perché dovete fare questa seguente chiusura, ovvero questo. Poi chiudete da quest'altro lato. Ma essendo tanto condimento, ovviamente non viene la chiusura perfetta. Quindi il mio consiglio, non esagerate con i condimenti come ho fatto io, perché sennò viene qui una bomba. Ecco, come vedete, letteralmente sta per scoppiare. Ragazzi, fateli anche voi a casa. Fate l'amore, non la guerra, ma con il cibo.